Buonasera. Come tutti oramai sanno, giovedì scorso, dopo una breve malattia, a 84 anni, negli Stati Uniti è morta Margherita Yourcenar, una delle più grandi scrittrici del nostro secolo, l'unica donna a essere entrata nel regno degli immortali, gli immortali di Francia, nell'Académie Française. Noi, quasi per caso, l'abbiamo intervistata a Parigi, incontrandola tra un volo e l'altro, lei che viaggiava moltissimo, e abbiamo registrato questa che forse oggi è l'ultima intervista che la Yourcenar ha concesso a una televisione europea. Certamente una sorta di testamento spirituale. Bene, guardiamo insieme questa intervista e la scheda di presentazione che ci dice chi è stata Margherita Yourcenar. Margherita Yourcenar, belga di Bruxelles, 84 anni, aristocratica e cosmopolita, la prima e sola donna accademico di Francia. Perde la madre appena nata, viaggia molto col padre e poi da sola. Dal 39 si trasferisce negli Stati Uniti, vive nel Maine in una casa tutta di legno, in cui l'unica cosa tecnologica è una vecchia radio sempre spenta. Insegna letteratura e scrive. Il primo romanzo del 29, ma il successo è arrivato nel 51 con Memorie di Adriano, giunto da noi solo nel 63. Una biografia storica dell'imperatore preceduta da 30 anni di ricerche sui testi. Del resto a 10 anni le hanno insegnato il latino e a 12 il greco alla perfezione. Premio Femina nel 68, accademico di Francia dall'81. Della sua opera hanno detto che è il complesso romanzesco più grande del Novecento, un prodigioso affresco di fantasia e storia di tempo che scorre e che in realtà non cambia mai. Erudita e magica, insieme col gusto del particolare e il respiro dell'immortalità eterna e fatale, dei secoli che sovrastano tutto, una prosa affascinante come è lei. Un'anziana nobildonna raffinata che ha vissuto per decenni da contadina. L'anno scorso è stata operata al cuore e ha voluto guardare tutto da vicino, con l'attenzione lucida di chissà dove sta andando. Insomma, un immortale che ha scelto di morire ad occhi aperti. Con noi ha voluto assolutamente fare l'intervista in italiano, anche se, come ci ha detto, erano tanti anni che non lo parlava più. Ascoltiamola. Madame Yourcenar, davvero se ne infischia di essere, dopo 350 anni, la prima donna che entra nell'Académie Française? Il faut bien qu'il y ait une première femme. E lei se ne infischia? Non è importante per lei? Non mi importa. Non importa. Ecco, perché non importa? Perché c'è altre cose da fare nel mondo e da pensare anche. Senta, ma c'è andata qualche volta alle riunioni? No. Mai andata? Mai. E perché non è mai andata? Perché non mi sembra importante, neanche per i signori né per me. Senta, i cattivi, i maligni, dicono che hanno preferito lei a Simone de Beauvoir, che era troppo rompiscatole, e a Nathalie Serrault, che era troppo femminista. Lei cosa ne pensa? Non so. Non ho letto molto. Né di Simone de Beauvoir. On a pas le temps, vous savez. Senta, madame, lei una volta ha detto che scrivere è come fare il pane. La mano deve sentire quando la pasta è pronta. È vero. Ecco, di solito, dopo quante stesure la sua mano sente che un romanzo è pronto? Non si sa, dipende. Ogni volta è un caso diverso? Ogni volta è diverso. Quindi non c'è una regola? Nessuna regola. Niente regola. Ecco, i suoi libri comunque spesso hanno una gestazione di decine di anni. Di molti decine di anni, mesi, anni, trent'anni, non si sa, dipende. Proprio non c'è nessuna regola. No. Ecco, non è che sia un bisogno psicologico questo di fare, rifare appunti, buttare via, riscrivere. È un bisogno psicologico o è una tecnica di scrittura? Non credo che sia una tecnica. Se lei vuole parlare di grammatica, di sintassi, sì, è una tecnica. Ma per ce qui concerne la creazione même d'un roman, il n'y a pas de technique du tout. Chaque roman ha sa propria forma. Senta, ma lei quando si mette al tavolino per scrivere è ancora cieca sul suo prossimo lavoro, come accade a molti scrittori, oppure ha già tutto in mente? Je ne m'assieds pas à ma table. Je réfléchis à mes livres, maintenant, tout le temps, pendant que je vous parle.
Et quand je commence à prendre un crayon et à les écrire sur mes genoux, c'est déjà préparé. La page est déjà préparée dans ma pensée. Ah, quindi c'è tutto un lavoro prima e quando si mette a scrivere è tutto pronto. Oui. Et... Oh, tutto pronto, troppo dire. Oui. Ma è pronto per il più. Senta, ma è vero che il primo abbozzo del suo romanzo più famoso, Le Memorie di Adriano, lo ha ritrovato dopo molti anni in un baule? È vero? Ma ho pensato di scrivere qualche cosa della vita, della storia di Adriano, alla mia prima visita alla Villa Adriana quando aveva 21, 20, 20 anni, ma veramente non sapeva anche sufficientemente della storia e di questi tempi e di questi problemi e ho lasciato da parte. Ma poi l'ha ritrovato per caso oppure ha continuato ad avere un rapporto? Da tempo a tempo, di tanto a volte. Ma durante tutti quegli anni, dal momento in cui ha preso i primi appunti a quando ha deciso di scrivere il libro? No, no. Ecco, lei aveva dimenticato... Dimenticato più o meno. Oppure il subconscio continuava a riflettere? Sicuro, tutto dimora. E c'è il caso, c'è la fortuna che fa che possiamo prendere un soggetto piuttosto che un altro. Ma secondo lei le era rimasto questa cosa di Adriano? Ma tutto, tutto. È stato un caso il fatto di recuperare questa cosa? Sì, sì. È lo stesso di altri, per gli altri romanzi. Ah, poteva scrivere un'altra niente cosa? Niente differente. Senta, ma quanto tempo è servito comunque da quando ha trovato, ha ripreso in mano il progetto per portarlo a compimento? Quanto tempo? Due anni. Due anni di scrittura? Eh? Yeah. Ecco, Memorie di Adriano è un libro che è scritto come se lei fosse l'imperatore Adriano, un uomo, un romano, un potente. È la prima persona. Sì, naturalmente. Un romano, un potente, uno che aveva sognato dei sogni impossibili. Ecco, perché la storia di un uomo? Se era una cosa, perché un uomo, un imperatore? Perché un uomo? Sì. Perché non c'è mai stata un'imperatrice con un programma del mondo come aveva Adriano. Ecco, ma perché per esempio, se lei avesse scritto la storia, faccio un esempio, di Plotina, che era la moglie di Traiano, che aiutava Adriano, ecco, non avrebbe potuto scrivere in fondo la stessa storia? Si sa molto poco di Plotina e non si sa se ha una vita interessante o no, non si sa niente. Ah, quindi solo per questo, poteva essere però anche attraverso Plotina che si leggeva quel mondo? No. Non era generale, non ha fatto la guerra, non ha scritto una costituzione, non ha viaggiato tanto di Adriano. Ecco, quindi non è perché, come dice lei, la vita delle donne è più misteriosa e segreta? Sì, perché si sa molto poco della vita domestica, interiore, spirituale di una persona. Ma le azioni sono visibili. Ecco, ma perché lei dice che la vita di una donna è più misteriosa e più segreta in generale? Perché se parliamo di Mitterrand, abbiamo molte cose da dire favorabili o non tanto favorabili, ma che tutto conosciamo. Ma se io parlo anche della moglie del signor Mitterrand, qualche persona sanno che si occupa di opere sociali e così. Quale opera e come lo fa? Non so. Forse qualche persona nel dintorno lo sanno, ma veramente non si sa. Anche la sua però di vita in qualche modo è un po' misteriosa e segreta. Tant'è vero che nei suoi libri, quelli ritenuti autobiografici, lei si ferma all'età di 6 anni nel ricordo, per esempio Archivi del Nord o Care Memorie. Perché si ferma così presto? Due questi volumi parlano della mia famiglia, non parlano di me. Sì, naturalmente. Ecco, ma lei sente che la sua vita è un po' segreta e misteriosa, la trattiene per sé o parla volentieri non, di sé? Non, neanche di più né di meno che tutte altre vite. Senta, parlando di sua madre, questo mistero però... Sì. Resta, tanto che lei ha detto, io l'ho amata mia madre, ma non sono, lei ha detto, io mia madre l'ho amata, ma non sono riuscito a conoscerla. No, ecco. Non ho detto ho amato la madre, non ho mai detto questo. Ah, è un'intervista. Mai, perché non posso
direi che ho amato una persona che non conosco. Ah. Forse l'avrei amata, forse non l'avrei amata. Sono molto gente che non amano la madre. Non so. Non so. Come è morta quando aveva sette giorni, sembra prepotente di pretendere che io l'amava o non l'amava. Certo. Senta, ma per scrivere dei romanzi storici, come fa lei? Viene prima l'amore per un'epoca o per un personaggio oppure la conoscenza? Voglio dire, la domanda è questa, è lei che sceglie i periodi storici o in qualche modo sono i periodi storici che scelgono lei? Niente, e anche io non c'è questione d'amore, non amo il secolo di Adriano, non amo il Rinascimento, tutti i periodi storici sono terribili, ma... c'erano nel Rinascimento differenti problemi intellettuali che volevo studiare. Quindi sono in qualche modo le epoche che scelgono lei, l'interesse per le epoche? No, perché solamente perché questi periodi di tempo permettano di presentare un personaggio che ha vissuto o non ha vissuto, ma avrebbe potuto vivere in questi tempi. Ma senta, ma per identificarsi con un personaggio in un certo momento storico, lei come fa? Soltanto leggendo libri? Per identificarsi? Non si identifica. No, ma per poter scrivere, insomma, per poter capire. Ecco, lei legge solo dei libri? Si fa un grande sforzo di capire. Ma attraverso cosa? Attraverso una ricerca? Attraverso intelligenza, sensibilità. E bisogna leggere molto anche? I libri per approfondire servono moltissimo oppure va a intuizione? Qualche volta bisogna cercare e molte volte intuizioni. Intuizione, molte volte intuizione. Ecco, ma quando è che si sente sicura di poter padroneggiare un mondo che non ha mai visto? C'è una spia, una sensazione che le fa capire che lei è arrivata al cuore del problema? È impossibile di dire. Come è impossibile di dire che un signore o una signora entra in questa camera e che io subitamente penso è una buona persona, mi piacerebbe che sta qualche momento, o mi dispiace questa persona che va via, se possibile. Ho capito. Senta, ma è vero che qualche brano delle memorie di Adriano lei li ha tradotti in greco antico per vedere che impressione le faceva? Sì, era esatto, sì. E perché? Perché per la vedere se erano... credibili in greco? Credibili in greco questa forma di sensibilità. Un bisogno di perfezione, quindi? No, di verità. Lasciamo la perfezione, di verità. Senta, madame... Ma lei quando si siede al tavolino, mi ha detto che non si siede al tavolino, ma che scrive seduta così, ecco, scrive con la penna o scrive a macchina? Come scrive? Ma ho scritto molto alla macchina, ma ora preferisco scrivere con la matita, con la penna, perché in viaggio, in mio giardino, in tutti i posti che io sono, è più facile. Ecco, ma lei scrive in qualunque momento della giornata oppure ha delle regole? No. Così? No. Dovunque, in taxi, in pullman, dovunque? Scrivevo quando lei è arrivato. Ah, così, quindi è non ci sono regole? No. E corregge molto dopo o no? Corregge? Oppure... grammaticalmente sì, per ottenere più brevità o più clarità. Solo grammaticalmente? Grammaticalmente, o per il ritmo della sentenza, che non sia troppo lunga o scura. Ho capito. Senta, lei ha ambientato, l'ha detto anche prima, romanzi e racconti in epoche classiche, durante il Rinascimento, in Europa, in Oriente. Non ha mai fatto però nulla di medioevale. Perché niente medioevo? Perché non la interessa? Perché no, non era nel... Non c'è nessun personaggio del Medioevo che la interessa? O qualche problema sociale, qualche situazione? Non so che sarebbe questo personaggio, questo
sono qualche scrittore che hanno provato, poco hanno riuscito con il medievo. Uno che è riuscito molto bene in questa operazione medievale e ha fatto un enorme successo di pubblico in tutto il mondo, si chiama Umberto Eco, e ha scritto il romanzo Il nome della rosa. Lei non mi parla, perché? Non mi piace. Non le piace? Non mi piace. Perché non le piace? Perché è superficiale. È superficiale? Sì. Cioè è un libro che ha letto e non ha amato? No. Assolutamente. Sì. Senta, comunque, madame, perché il presente non c'è mai nei suoi libri? Il presente c'è sempre. Cioè la vita senso? Di Zeno potrebbe essere quello di un uomo di scienza di oggi. La vita di Adriano, no, e anche sì, si può immaginare un uomo che posseda un immenso potere, ma allora forse di più nel mondo della finanza. Ma chi è un Adriano di oggi allora? Nel mondo della finanza, secondo lei, chi è? Non so, Rothschild, Rockefeller... Non conosco nessuno sufficientemente intelligente. Ma è come riferimento di persone, grandi finanzieri solo? Sì, potrebbe... grandi finanzieri, grande, maybe, spirito scientifico come Einstein, se è possibile che faccia anche ricerche e acquisizioni pratiche. Che è veramente impossibile, perché non avrebbe avuto il tempo. Ma lei crede che i finanzieri di oggi abbiano una visione così strategica del mondo come quella di Adriano? Sarebbe più tu in questi mondi della scienza o della finanza. Ecco, lei ha detto che siamo più figli del tempo che dei nostri genitori. Lei di che tempo si sente figlia? Che il tempo? Sì. Che? Di quale tempo si sente figlia lei? Di quale epoca si sente figlia? Lei. Tutti e niente. Tutte e niente, non si sente radicata nella sua, nel suo tempo? Non credo al tempo. In che senso? Che è il tempo? Risponde lei. Io fa la definizione sono qui del a tempo. Fare le domande a lei perché voglio tempo, imparare qualcosa. Tempo 5, 20 qui, 11 ore a New York. In 5 ore della mattina più o meno a Tokyo, questo è tempo. E le epoche della storia non determinano le persone, secondo lei? No. Senta, ecco, lei ha anche detto, per almeno tre quarti il passato e il presente sono assolutamente lo stesso. La vita, la morte, il ricordo sono gli stessi. Cambia solo un quarto, cioè la tecnica. Ecco, questo... Quello che non le piace di oggi, che cos'è? La tecnica di oggi, le piace o sì? No? No, non per la tecnica stessa, ma per l'uso orribile che ne facciamo. E cioè in che senso? Come? In che senso uso orribile? In che senso? Le innumerabili cose inutili che utilizzano che la vita e usano la vita di uomini, quando si potrebbe fare meglio, e l'immenso sforzo... nella direzione della guerra. Ecco, questa è la cosa che le piace meno di quello dell'epoca in cui viviamo, è questo che ha detto? Di quella? Dell'epoca in cui viviamo, questa è la cosa che le piace di meno? Sì. Ecco. E una cosa che le piace molto invece c'è oggi? Qualcosa che le piace molto della nostra epoca? Oggi? Sì, di questa epoca. Che cosa? Che cosa le piace? Tutti i forzi per migliorare il mondo. Greenpeace. Senta, questo suo modo di vivere il romanzo nel passato le ha dato molto successo. Ecco, lei non ha mai avuto però il rischio, non ha sentito il rischio di essere più letterata che romanziera? Per me non fa differenza. Romanziera è qualcheduna che dice una storia. Se una storia molto corta è una novella come Borges, se lunga sarà Flaubert o Tolstoy, ma non vedo differenza con altro tipo di scrittore. Senta, ma si sa che uno scrittore si nasconde dietro tutti i suoi personaggi.
Ecco, lei dietro a quale dei suoi personaggi si sente più nascosta? Ce n'è qualcuno che ama di più fra i suoi personaggi? Sì, sono qualche personaggio di me che ama di più. Sì. Sì, e lei li conosce. E qua mi li dica perché per il pubblico. Indovina. No, vorrei sentirlo dire da lei. L'autore sì. Ama tutti i suoi personaggi, ma quelli che mi sentono forse più vicina sono un uomo obscuro, Nathanael, Zeno. E perché sono quelli che ama di più? Perché? Perché sono gente che cercano di vedere il mondo come è. Veramente. Ecco, leggendo la sua biografia, oui. Si ha l'impressione di leggere la biografia di una nomade. Ecco, di chi? Di una nomade, una persona che vive tutto il mondo. Non ha letto la mia biografia perché non esiste. No, nel senso, no, voglio dire, leggere le storie della sua vita, insomma, quelli che hanno scritto di lei, si vede che la sua vita è fatta di molti viaggi. Ecco, come mai ha viaggiato tanto nella vita? Che cosa rappresenta perché il viaggio? Perché mi piace viaggiare. Ecco, ma di un viaggio, le piace di più la partenza o il ritorno? Lo stesso, si parte, bisogna ritornare un momento, un giorno, e per andare da qualche parte bisogna partire, non è importante. Ma qual è? Comunque, insomma, lei l'ha visto tutto il mondo più o meno, non no? Tutto il mondo. Beh, ma molto, insomma. No, tutto. Molta parte del mondo. Una parte, sì. Del mondo. Ecco, diciamo del mondo che ha visto, qual è il posto più bello? Quello al quale è più legata in qualche modo? Per me è difficile da dire, perché ci sono molto belli paesi anche del nord, come l'Islandia o qualche parte del nord della Svezia, ma il più bel paese per me, per il momento, sarà l'India. L'India. E perché l'India è il più bello? Perché? Perché? Per immensità. Per l'immensità? Immensità. Ecco, ma lei crede che i problemi dell'India di oggi siano più legati alla situazione religiosa di quel paese o alla cattiva amministrazione? Adesso è difficile dire, anche non si può fare statistica. No, ma l'amministrazione certamente non è perfetta, ma dove è perfetta? È una questione che può anche si domandare. La questione religione ma si confuse molte volte con una questione di razza. Non si può dire che ma sia. Ma che cosa è che ama di più dell'India lei? Di qua? Dell'India, che cosa ama di più? La cosa che la interessa, la attrae di più dell'India, che le piace di più? In India? Sì. La vita, la vita che si vede nelle strade, nelle città, la varietà dei tipi umani, il fatto che sono ancora molto preso di una realtà sì. Dura, cruda. Brutta, non troppo cambiata per quello che prendiamo per le apparenze della vita moderna. Senta, dell'Italia lei cosa pensa? Oui? Dell'Italia cosa pensa? Che ricordo? Ho visto, mi sembra, più o meno tutta l'Italia e ci sono molte belle cose. E cosa le piace di più dell'Italia? Chi come dire? Città, voglio dire, come città, qual è la città che ama di più? Non so, forse Perugia, forse Assisi, Venezia sicuramente, non so. Sono troppo differenti, non si può comparare. Senta, madame, in un libro intervista lei ha detto che a proposito delle idee i francesi si comportano come chi deve sempre essere alla moda, le cambiano senza problemi. Sì. Ecco, perché secondo lei? Non so perché, ma tutti l'hanno detto. Lei è d'accordo? Yeah. Non solamente me, ma Stendhal, ma Tolstoi, ma tutti. È una caratteristica. È tipico della Francia. Delle costume della Francia. Ecco, nel 68, nel 1968, nel maggio, se non sbaglio, lei era in Francia in quel periodo. Che giudizio dà di quello che è accaduto allora, i giovani di allora?
Che giudizio ne dà? Io non sono sicuro di capire. Dico, nel maggio del 68, in quel periodo, lei era in Francia. Oui, ecco, 68, oui, sì, ero in Francia. 68. Ecco, e che giudizio dà degli eventi? Ma di niente, niente, anche se può dire niente, è accaduto. Mm. Cioè, secondo lei non è capitato niente nel 68? La grande vaga, oui, è rotombe. Dove sono questi studenti da? Qualche, lavorano da qualche parte del paese o fanno niente o non si sa, ma non è stato veramente un movimento costruttore. Ah, non è stato, ecco, e quello di oggi, dei giovani di oggi? È poco, è poco. Molto poco. Le questioni che stavano dibattute sono, si può dire, tecnicali, sono possibilità di arrangiarle di molte maniere. Problemi tecnici, insomma, non sì, un grande movimento. Ecco, lei, a differenza di molti scrittori francesi, non è mai stata engagée nel senso tecnico, no, del termine. Ecco, non lo ha fatto per non seguire la moda o perché pensa che uno scrittore deve impegnarsi in un altro modo? Non credo che sia ingaggiato è buono per uno scrittore. No, perché veramente è una maniera di dire right or wrong, mai contrario. Quindi lei pensa che non, yeah, Right or wrong, mai contrario, ma right or wrong Staline, right or wrong il Papa, no. Ecco, lei parla sempre della solitudine dello scrittore. Ecco, in che cosa la solitudine di uno scrittore è diversa o più grande rispetto a quella di un uomo? Non è tanto differente, mi sembra. Ecco, appunto. Della solitudine di un giudice che ha i suoi documenti sulla tavola. Quindi non è diverso, e no? Che sta a pensare come risolvere questo caso. Quindi la solitudine di uno scrittore non è particolare. Pittore? La solitudine di uno scrittore, sì, non è particolare. Non è parte della solitudine umana. Ecco. Ma secondo lei qual è lo scrittore francese che ama di più in assoluto? Montaigne. E il romanziere in senso assoluto che le piace più, non francese, proprio nel mondo? Uno, due? Forse Tolstoi. Forse perché è incerta fra Tolstoi e chi? Forse il Genji Monogatari, giapponese. Giapponese. Che cos'è le piace di questo giapponese? Di chi? Di lui. Cos'è che le piace di più? A me? Sì. Dipende di giorni. C'è giorni dove si voglio leggere Tolstoi, c'è giorni dove si voglio leggere Conrad o Hardy o... Chissà. Senta, lei ha tradotto scrittori importanti come il greco Cavafis e la scrittrice inglese Virginia Woolf. Well, non sì, è comparabile. Ecco, volevo chiederle dei giudizi. No, ho tradotto Virginia Woolf, sì, era una non era un'esperienza personale. Un editore mi ha domandato di tradurre, ero un giovane scrittore che è interessante di fare l'esperienza di tradurre, ma non era particolarmente... Ah, non era una scelta di sensibilità? Come si può dire? Non può dire in francese. Attaccata all'opera di Virginia Woolf. Ma lei l'ha conosciuta, Virginia Woolf? Sono stato a London, oui, per vederla, sì. E che impressione le ha fatto come donna? Era interessante, bella un po' come un fantasma. Fantasma, cioè, perché? Sì. Perché fantasma? Ma un spettro, qualcuno che era vicino da lasciare la vita. Ah, ma lei e non partecipava alla vita. Non partecipava. Senta, ma lei si quando si è suicidata, lei è rimasta sorpresa da questo fatto o no?
Era la guerra, era una buona ragione per suicidarsi, e anche ricordiamo che era stata considerata come in stato di demenza due o tre volte nella sua vita, in una clinica. Senta, lei da molti anni è attratta e studia, si occupa del mondo orientale, la religione, la letteratura, eccetera. Ecco, che cos'è, che cosa ha l'Oriente che l'Occidente non ha in questo momento? Ma l'Oriente è immenso. Io conosco un olandese che dice: per me l'Oriente comincia a Bruxelles. E il suo punto di vista è vero. E il vecchio proverbio diplomatico diceva: l'Africa comincia a Roma, l'Asia comincia a Vienna. E per lei l'Oriente dove comincia? Per non lei? Non si può dire. No, ma per lei? L'Oriente che la interessa, dove comincia? Lei parla come se si proveva di paesaggi, per esempio. Allora si può dire che c'è già qualche tocca di Oriente nella Spagna, per esempio. Ma se lei parla delle idee... Ti parlo delle idee. Non si dimentica che l'Oriente non è un gruppo stabile. Certo. E che è infinitamente complesso, che l'Oriente dell'India del Sud non è quello dell'India del Nord, che la Cina e il Giappone sono molto differenti. E quindi parlare di Oriente e di Occidente non ha senso? No. Anche l'Occidente è un piccolo promontorio dell'Asia. Senta, ma allora parlando più in particolare della Cina, per esempio, lei come giudica? Non sono mai andata in Cina. Non è mai andata in Cina? E non voglio andare ancora. Perché? Perché la situazione non è anche stabilizzata sufficientemente. E anche un paese che si visita molto in gruppi, non mi piacciono i viaggi in gruppi. È molto difficile. Ma adesso si può girare la Cina? Si può. E anche cambia molto troppo rapidamente. Le piacciono le cose stabili? Lasciamo le cose stabilizzarsi un poco. Tra qualche anno andrà in Cina? Forse io. Per adesso l'India, preferisce l'India? Io sì. Senta, e l'amore, madame, che parte ha avuto nella sua vita? È stato importante, l'amore? L'amore è evidentemente è la cosa la più importante del mondo con la morte. E anche nella sua vita è stato importantissimo l'amore. Sicuramente. Ma anche l'amore non è una nozione semplice. E lei come lo definirebbe l'amore? Non si può. Lei però ha detto che bisogna ridare, l'ha detto lei, bisogna ridare al piacere il senso di essere una via di accesso a Dio. Sì. Ecco, cosa voleva dire esattamente? Credo che l'Occidente ha molto abbassato l'idea del piacere, che si può vedere con molti film, molte parole nella conversazione, molti luoghi di piacere. L'idea... in parte perché la tradizione cristiana era ostile al piacere, l'ha piacciato molto da basso. È difficile ora ricreare un'atmosfera favorabile e onorabile. Per il piacere. Lei di Dio ha detto: Dio è in contraddizione con la scelta di chi vuole o riesce ad amare la vita. Non si possono avere insieme la bellezza della notte infinita e lo splendore del sole. Dio è una sola di queste due cose, o la notte infinita o il sole splendente. Ma questa formula è presa di un poema d'amore, sì. E credo che non si può definire
senza tutto il contesto. Ma lei è d'accordo con questa definizione? Dipende, dipende. La persona che parla, parla veramente di malore, di infelicità o di felicità. Non si può avere le due al stesso tempo. Ma lei si considera una persona religiosa? Fammi? Lei si considera una persona religiosa? In un certo senso, certamente. In che senso? Certamente. In che senso? In che senso si sente non religiosa? Sono cristiana, sì. Non credo al Dio, al Dio cristiano. Ma qual è la religione che sente più vicina? Il buddismo. Il buddismo. Ecco, appunto. Ma per lei il successo, che cosa è stato? Il successo, il successo. Che cosa è stato il successo? Il successo, lei vuole dire... Il successo proprio umano. Ma non so, dipende per tutte le persone. No, per lei. Per me? Capirei un po' più che capivo ieri. Ma che cosa determina il successo di un libro? Cos'è che determina il successo di un libro, secondo lei? Un po' più di perfezione nella vita o nel pensiero. Ma secondo lei ci sono dei grandi capolavori nascosti oggi sicuro, in letteratura? Lei sicuro. Sicuramente, lei è convinta? Sicuramente. Ecco. Come le statue nella terra, si trovano o non si trovano? Ecco, prima di finire, la pregherei di fare un piccolo gioco con me. Lei ha detto prima che le quattro regole fondamentali del buddismo l'hanno accompagnata tutta la vita. Ecco, le leggo la prima regola. Per quanto difficile sia la perfezione, cercherò di raggiungerla. Uh-huh. Lei l'ha raggiunta la perfezione? Sì. Sì, lei l'ha raggiunta la perfezione? No. E che cosa fa per seguire questa regola? Bisogna provare. Ma si sforza continuamente? Ma bisogna provare sempre. Ecco, la seconda regola dice, per quanto numerose siano le cattive passioni, cercherò di trionfare su di esse. Anche sicuro. E lei ci è riuscita? Sì. Ma qual è una cattiva passione sulla quale ha vinto? Quando sento una conversazione e che si dice male delle persone che non sono presenti, sento la presenza del male. Quando sento una persona che dice mi sono arrabbiata, oh come sono arrabbiata oggi, questa signora o questo signore ha perduto il suo controllo ed è spiegabile. Senta, lei, la terza è, per quanto faticoso sia lo studio, continuerò a studiare. Sì. E lei cosa sta studiando adesso? Sì. E che cosa studia? Cosa? Per il momento studio, se lei vuole piccole cose, studio di più il giapponese, che è difficile, e studio di più per un futuro libro. La filosofia sufi, perché ho intenzione di parlare della filosofia sufi in un altro libro che farò più tardi, che intendo di continuare più tardi, non me ne occupo in questo momento. E in questo momento di cosa si occupa? Finisco, ho 6 mesi di lavoro prima di me, la terza parte di tutti i volumi Souvenir pieux et Archives du Nord. Et la terza, quoi l'éternité, qui est la plus longue des lettres, et qui lavoro ora. Ecco, la quarta regola, il Buddha dice, per quanto innumerevoli siano i milioni di esseri erranti nell'immensità dei tre mondi, lavorerò per salvarli. Sì. E lei cosa fa per salvarli, questi uomini? Anche se si parla di prendere una formica che si trova a terra e di prenderla così e portare su una foglia. Anche questo. Mm-hmm. Senta, le faccio un'ultima domanda, madame. Lei ha detto,
Bisogna vedere le cose come sono. Fare come Adriano, che vuole morire a occhi aperti. Yeah. Ecco, che differenza c'è tra morire ad occhi aperti e morire ad occhi chiusi? Cosa occhi vuol... chiusi non si sa che accade, non si sa che sta la sua situazione, non sa che pensano gli altri di lui. E ad occhi aperti? Bravo, se gli piace. E a occhi aperti cosa vuol dire? Provare di capire esattamente la situazione per sé e per gli altri. Ma lei ha paura della morte? Eh? No. Una testimonianza davvero commovente, un vero testamento spirituale. Quando è finita l'intervista, è capitato che, come sempre accade in questi casi, quando le interviste sono lunghe, ci si rilassa e si conversa un po' pensando che le telecamere siano spente, i microfoni chiusi, e si è un po' più sciolti. Questa volta non è capitato così, il regista Sergio Spina si è fatto uno scherzo senza dircelo, abbiamo visto dopo, e ha lasciato accese telecamere e microfoni. E così ha registrato questo dialogo, queste battute del dopo intervista fra Margherita Yourcenar e me. E io ve le ripresento perché è interessante, perché lei parla di noi, parla della televisione, parla del suo rapporto con la televisione, di che cosa è per lei la televisione, di quanto è difficile stare in televisione. Beh, vediamo insieme questo ultimo, finale brandello di intervista dopo intervista. Vediamolo insieme. Penso che gli italiani apprezzeranno molto il suo sforzo di parlare italiano. Il mio italiano, non vorrei che lo prendano per giapponese. Si capisce bene che è italiano. Mi scuso per le mie domande che non erano abbastanza pertinenti. Sono un po' arrugginita con il mio italiano, manco dall'Italia da molto tempo. No, si vede lo sforzo di parlare italiano. Mi scuso io, le dico, per le domande, forse non erano interessanti. È che è molto difficile rispondere a certe domande. Quando la gente chiede perché questo invece di quest'altro, la vita non si presenta mai in questo modo, è molto più complessa. Sì, sì, questo è vero. È più complessa, ma bisogna in qualche modo semplificare appunto le domande, altrimenti saremo costretti a intavolare delle conversazioni lunghissime. E questo oggi, nella televisione di oggi, è molto difficile. E per noi invece è importante avere personaggi come lei in televisione e quindi forse è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'approfondimento, il dire le cose e la necessità di essere purtroppo anche brevi. Sì, è sempre difficile definire le cose necessarie in breve tempo. Sì. Questo è vero, ma vuol dire che lei è contro la televisione? Piuttosto contraria. D'altronde è sempre la stessa storia. Si è contro la maniera in cui le cose sono fatte. Io immagino, auspico una televisione che informi veramente. E tre quarti dei paesi nel mondo sopprimono la verità. O la arrangiano. È vero. Sì, ma la televisione che fa veramente informazione è qualcosa che qualche volta fa pugni col mercato, che ha bisogno degli ascolti. Perché fare televisione costa molto. Dato che costa caro fare la televisione. Già, dunque noi siamo vittime e prigionieri di tutte le grandi corporazioni economiche. Allora è meglio i paesi dell'est, meglio all'est. No, perché si viene manipolati dallo Stato. È la stessa cosa, si è manipolati. Insomma, è molto complicato fare una televisione veramente informatrice e libera. Allo stato attuale dei governi una televisione sincera è impossibile.